Abbi pietà di me, Signore, perché ti invoco tutto il giorno. Tu sei buono e pronto il perdono. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Il Signore ha detto: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Quindi prima di celebrare questa divina Eucaristia, chiediamo perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l'amore per te e ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del bene e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Giusto è il Signore in tutte le sue vie. Giusto è il Signore in tutte le sue vie. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Giusto è il Signore in tutte le sue creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Giusto è il Signore in tutte le sue creature. Per far conoscere agli uomini le sue imprese e la splendida gloria del tuo regno, il tuo regno è regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Giusto è il Signore in tutte le sue vie. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Giusto è il Signore in tutte le sue vie. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi.
Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarno, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava la gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore. Invochiamo su di noi lo Spirito Santo dicendo: Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito. Ecco, lo Spirito Santo anche questa mattina ci illumini a comprendere la parola del Signore. San Paolo dice: chi ha lo Spirito di Dio capisce le parole di Dio. Senza Spirito di Dio non si capisce le parole del Signore, sono incomprensibili. Lo Spirito Santo, noi quando preghiamo lo Spirito Santo diciamo: vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Ecco, la luce che viene dall'alto. Sant'Agostino diceva nelle sue confessioni: era una luce assai diversa da tutte le luci del mondo creato. Si riferisce allo Spirito Santo che aveva illuminato la sua anima. E continua: era la luce che mi ha creato. Chi conosce questa verità, conosce questa luce. E noi lo invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini per capire le parole del Signore, che conoscere il Signore. E il Santo continua: tu sei il mio Dio, a te sospiro giorno e notte. Senza Spirito Santo non si comprende niente. Invece chi ha lo Spirito Santo comprende le parole del Signore e conosce Gesù come il vero Salvatore. E poi abbiamo il Vangelo. Gesù insegnava alla gente. Ecco, il Signore illuminava. Quello che dobbiamo fare noi, illuminare le persone, illuminare la gente, far capire alla gente la bellezza della nostra fede. E Gesù insegnava alla gente l'amore di Dio, l'amore del Padre, la legge divina. Ed erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Ricordo quello che ha detto San Pietro: Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Ecco, Gesù parla con autorità. Non dice delle parole che soffocano la speranza, che pesano sulla gente, ma queste parole sono parole di vita, di luce, di speranza, di conforto. Gesù
parli un modo diverso da tutti i scribi farisei, con autorità, vuol dire dire parole vere, sincere. Tu solo, ripeto, hai parole di vita eterna. E dopo ecco che nella sinagoga, dice il Vangelo di Luca, c'era un uomo posseduto da un demonio impuro. E il demonio cominciò a gridare: basta, che vuoi da noi? Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci? Sì, il Signore è venuto a vincere il maligno, il male. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. Ecco l'esorcismo: taci, ammutolisci, non parlare, perché le tue parole sono parole di menzogna, di falsità. Dalla bocca del demonio non esce nulla di bene. Taci, gli chiude la bocca Gesù, e poi esci da lui, lo manda via. Ed ecco che il demonio, arrabbiato, se ne andò. Esci da lui, perché quest'uomo l'ho redento io col mio sangue, lo salverò io con la mia morte, col mio sangue. Un'anima non deve essere posseduta dal demonio, ma liberata. E dobbiamo lasciarci liberare. Attenzione a un pericolo: c'è chi vede il demonio dappertutto e chi non ci crede. Il demonio esiste, il demonio è menzogna, il demonio fa di tutto per non farci pregare, fa di tutto per portarci via dal Signore, il demonio fa di tutto perché noi abbiamo abbandonare il Signore. E la gente diceva: che parola è mai questa? Comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno. Quindi ci sono gli indemoniati e gli spiriti impuri. Ricordo un fatto che ho letto sulla vita di Padre Pio. C'era tanta gente attorno a lui, c'era anche un uomo ben vestito, forse anche profumato, dietro di lui. A un certo punto Padre Pio si gira e dice: vai via che puzzi. Era tutto elegante: vai via che puzzi. Ecco lo spirito impuro. Vai, vai a casa, togli quelle pornografie, quei giornali che hai nel cassetto. Smettila di tradire tua moglie, smettila di peccare, vai via che puzzi. E Padre Pio sentiva la puzza di tante persone che andavano da lui a confessarsi e non erano pentite. Il santo curato d'Ars dice che tanti peccatori sono delle belle zucche, si presentano bene, ma dentro sono piene di vermi. Ecco, il Signore è venuto a liberarci dagli spiriti impuri, è venuto a salvarci. E al demonio dice: esci. Quindi liberiamo il nostro cuore dal male. Stiamo attenti al demonio. San Pietro dice che il demonio è come un leone che gira attorno a noi per divorarci. Il Signore ci salvi dallo spirito del male. E preghiamo l'Immacolata, la Madonna che ha calpestato la testa del serpente. In questa santa casa dove lei è vissuta c'è santità, c'è amore, c'è carità, c'è purezza. Ecco, amiamo la Madonna e chiediamo alla Madonna di avere un cuore libero dal male, un cuore capace di ascoltare la parola del Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. La comunità di Dio sia, Signore, nostra unione. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, oh Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica, Signore, l'offerta che ti presentiamo e compi in noi con la potenza del tuo Spirito la redenzione che si attua nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Nel Padre nostro diciamo che il Signore ci liberi dallo spirito del male, lo spirito del maligno. Per questo insieme diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Il male che esce dal cuore contamina l'uomo, dice il Signore. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Su di voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie, in modo particolare sugli ammalati, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci sempre da tutti i pericoli, Vergine gloriosa e benedetta.